Capitano Yuri Watanabe, rapporto sul caso. Felicia Hardy, nota come Black Cat, è scomparsa, forse morta. Si era alleata con Amered del Maggia per ricattare i vertici delle altre famiglie. Ma ha commesso l'errore di tradirlo. E così il padrino si è vendicato usando le armi della Sable. Ad un mese dal lancio del primo DLC dedicato alla Gatta Nera, siamo tornati ad indossare i panni dell'Uomo Ragno con Territori Contesi, nuovo contenuto aggiuntivo del titolo di Insomniac Games. Scopriamo com'è andata con la nostra videorecensione. Metto in scena un diversivo coi fiocchi. Pronti, signori? Spidey, guarda qui. Bello. È contro il regolamento. Scusi, capitano. È un regalo di mio figlio. Territori Contesi riprende esattamente da dove era terminato il primo DLC La Rapina. La città di New York è ancora alle prese con la guerra tra alcune bande che si è scatenata in seguito alla cattura di Kingpin e alle vicende raccontate nella storia principale di Marvel's Spider-Man. L'antagonista principale è Hammerhead, sempre più determinato a guadagnare potere per avere maggiore presa sull'intera città. Per conquistare New York, il criminale ha deciso di affrontare in modo energico anche le forze di polizia, impossessandosi degli armamenti lasciati in città dalla Sable International per riuscire nell'impresa. Messa da parte la Gatta Nera e dimenticata anche Mary Jane, se si esclude qualche battuta secondaria, Territori Contesi si concentra così sulla figura di Yuri Watanabe, la poliziotta che collabora con il supereroe fin dall'inizio dell'avventura. La brutale violenza di Hammerhead coglie infatti impreparata Yuri, che si vede costretta a prendersi carica di tutte le responsabilità di quanto sta avvenendo a New York. Il rapporto tra Spider-Man e la poliziotta è centrale e lascia spazio a tematiche più serie di quelle viste nel precedente contenuto aggiuntivo. La reazione di Yuri Watanabe agli eventi che sconvolgono la città è poi particolarmente credibile e porta la poliziotta ad affrontare alcuni conflitti col proprio ruolo. Torna anche Screwball, la social villain di Spider-Man già conosciuta tra gioco base e primo DLC. Il racconto continua quindi a essere piacevole nonostante l'assenza di un personaggio carismatico come Felicia Hardy e una caratterizzazione di Hammerhead un po' al di sotto delle aspettative. Devo solo distrarre questi pezzi, mentre Yuri e i suoi entrano nell'edificio e portano via Hammerhead. Le dinamiche principali di Territori Contesi sono ovviamente quelle del gioco originale, ma non mancano alcune interessanti novità. Tra non molto ci diranno tutto al riguardo. Non posso muovermi! Quanto pensi che ci metteranno a scoprire che questo posto sia qui? Bene. Rispetto alla rapina, in Territori Contesi sono presenti alcune piccole novità legate all'ascesa di Hammerhead. Ai covi criminali dei suoi scagnozzi è infatti legato il primo filone di attività secondarie, nel quale si devono ripulire i luoghi in cui si annidano i malviventi. Ai nuovi nemici dotati di mitragliatrice pesante viste in La Rapina vanno quindi ad affiancarsi alcune unità munite di uno speciale scudo con cui possono difendersi dagli attacchi di Spider-Man in modo più efficace, usandolo poi anche per infliggere danni aggiuntivi. La presenza combinata di queste due tipologie di avversari rende il livello di difficoltà di alcuni scontri particolarmente alto sin dalle battute iniziali, costringendo il giocatore a muoversi velocemente usando tutte le abilità di cui l'Uomo Ragno dispone. Le fasi stealth sono piuttosto limitate rispetto alla rapina, così come quelle in cui si devono risolvere degli enigmi, limitandosi a una missione in cui si devono spiare alcuni nemici usando lo Spider-Bot e poco altro. Anche in questo caso, completando gli incarichi, è possibile ottenere tre nuovi costumi, che vanno ad aggiungersi a quelli già visti nel primo contenuto aggiuntivo di Spider-Man. L'immagine monumento di New York distrutto da Spider-Man, il prodigioso arrampicamuri. Il sanatorio di Harlem era nelle migliori condizioni? No! Territori Contesi è in definitiva un buon DLC. La storia continua ad essere piacevole. Nuovi nemici e costumi ci danno lo spunto per arrivare al capitolo finale, che uscirà entro dicembre. Poteva finire male.